Buon pomeriggio a tutti, bentornati con un nuovo appuntamento sui dialoghi sull'artigianato di questa prima edizione del 2021, nella sua seconda parte che vedrà anche con l'incontro di oggi la conclusione per questo anno. E siamo molto contenti di avere con noi gli ospiti di oggi. Ringrazio appunto la ditta Biagiotti Ferro Battuto, il maestro artigiano Alberto Biagiotti, Giovanni Mammana, che è sempre un pilastro comunque della Biagiotti Ferro Battuto, e a dialogo con noi ci sarà la dottoressa Claudia Mori, direttrice del Museo Magma di Follonica, e il tutto sarà mediato appunto e coordinato dal nostro Sauro Servadei del team di Artex. Io vi ringrazio, faccio un saluto a tutti quelli che ci seguiranno oggi e che hanno seguito le passate dirette. Ecco. Se volete scriverci o commentare, appunto poi magari leggeremo anche i vostri commenti. E io direi che nel frattempo possiamo iniziare con un po' quella che è la narrazione della storia di chi si parla oggi, ecco. Sauro, posso condividere lo schermo? Assolutamente, assolutamente. E diamo subito la parola ai protagonisti, come si dice. Sì, Prego. buonasera a tutti, sono Alberto. Io rappresento una famiglia di fabbri che diciamo, ha iniziato il mio nonno, mio padre, e poi i tre figli che abbiamo portato avanti e ora Giovanni, la quarta generazione di fabbri. Ma è stato e è un percorso molto affascinante la nostra storia da fabbri. I ricordi del nonno che lavorava sugli attrezzi, sulle ferramenta delle porte, delle finestre, fine poi agli attrezzi agricoli. Invece mio padre ha dato, diciamo, una svolta nella lavorazione, cominciando a fare oggetti di arredamento per la casa. Probabilmente anche perché pensa negli anni 60-70 cominciavano ad arrivare i primi turisti e questo è stato probabilmente uno stimolo che ha portato a cambiare il tipo di oggetti che faceva. Fino a, diciamo, l'impulso di io, Samuele e Alfredo abbiamo dato un impulso più innovativo, diciamo, alla classica e alla tradizionale bottega di fabbri. E allora è nato, ci siamo sviluppati, stimolati sempre dalle richieste dei turisti che continuavano ad arrivare, ma anche stimolati, diciamo, anche da un luogo dove viviamo, dal luogo dove viviamo, dove siamo circondati dalle bellezze che abbiamo, anche arredati con oggetti in ferro e da lì abbiamo preso molti spunti. Beh, la nostra, poi ecco, la bottega è cresciuta sempre di più e ora lavoriamo in uno spazio, insomma, di circa 300-400 metri quadrati di laboratorio con accanto un negozio, un'esposizione dove vengono esposti i nostri lavori. Diciamo che il nostro lavoro è sempre una ricerca continua, è sempre in crescita, non facciamo, è molto vario, diciamo, è questo che ci stimola a non cadere nella routine, è questo che ci stimola a andare avanti, perché secondo me l'artigianato
l'artigiano, il fab, cioè l'artigiano non si deve limitare alle solite cose, ma deve sempre crescere e andare avanti imparando nuove tecniche di lavorazione, condividere magari anche le conoscenze che si possono trovare sul nostro territorio, anche di tutta Italia. Siamo a contatto con tanti fabbri di tutta Italia e condividiamo dei lavori, insomma c'è un buon rapporto, diciamo, se si può chiamare una corporazione, no, ma un bel gruppo di fabbriche. Abbiamo capito che il nostro lavoro sta piano piano scomparendo, sta piano piano, se non viene trovato il giusto equilibrio tra giusto equilibrio, sta scomparendo, perché ci sono tantissime difficoltà di un'azienda. Le aziende devono assolvere tante cose che è molto difficile. È difficile anche trasmettere il nostro lavoro. Ora noi siamo, diciamo, una combinazione perfetta, perché mio babbo aveva tre maschi, siamo riusciti a appassionare nel ferro. Noi abbiamo trasmesso per ora al nipote, sperando che i figlioli e altri figli miei e nipoti possano continuare. Guarda, festeggeremmo tantissimo se riusciste ad essere tra le prime botteghe in Italia ad avere una donna in bottega con voi. Sarebbe meraviglioso, perché sarebbe una cosa splendida. Quindi la butto lì come provocazione, ma sarebbe bello. Una biagiottina che lavora il ferro battuto come fate voi da generazione in generazione. Scusa se ti ho interrotto, ma insomma sarebbe bella questa cosa. Lo spazio c'è, perché il nostro lavoro non si limita solo a, cioè noi progettiamo, e perciò c'è all'inizio di qualsiasi lavoro c'è una progettazione, perciò dobbiamo disegnare sulla carta, studiare già il lavoro nella carta, ragionarci prima di passare poi alla realizzazione. Perciò l'artigiano, il fabbro della ditta ferro battuto Biagiotti deve sapere progettare, deve sapere lavorare, deve sapere dialogare con la committenza. Insomma, è un po' complesso, e perciò chi riesce, è un percorso molto lungo, cosa che oggi, apro parentesi, giovani, è difficile che facciano un mestiere che gli si chiede diciamo degli anni per imparare, per avere dei risultati. Delle volte è scoraggiante, e perciò anche le poche persone che sono venute al lavoro vanno via, perché capiscono che quel lavoro che ci vuole anni e anni. Chiudo parentesi. Comunque, ecco, alla base c'è l'entusiasmo e la voglia di fare, di lavorare, di realizzare, perché quando realizzi un'opera, poi la soddisfazione ti paga di tutti i sacrifici, di tutto il tempo che perdi, di tutte le cose che magari hai rinunciato per arrivare a questo punto della vita. Io mi ricordo che da giovane, parlo di 16, 18, 20 anni all'inizio, quando poi ho iniziato a fare questo mestiere, era molto difficile, dovevo perdere tanto tempo, non avevo quel mese di ferie che tutti avevano, magari chi lavorava, ma facevo pochissimo, perché capivo che se non imparavo non riuscivo ad ottenere i risultati che poi si vedono dopo 10, 15, 20 anni di quello che ha fatto. Ovviamente l'augurio è quello che la nostra famiglia possa continuare a fare questo mestiere. Delle arrabbiature, diciamo, è un bel mestiere, e io capisco che è la nostra cultura, non soltanto della famiglia Biagiotti come Fabio, ma è la cultura italiana, cioè non si perde. Se non continua, si perde una ricchezza, un patrimonio culturale del nostro mestiere, che poi, una volta abbandonato questo mestiere, è difficilissimo che possa
rinascere. Perché io, mio nonno ha insegnato al mio babbo e l'ha trasmesso delle tecniche di lavorazione. Mio babbo ha insegnato a me e io ho preso quello che mio babbo mi ha dato. Inoltre io l'ho arricchito e ora si passa a Giovanni. Giovanni è la generazione che ha acquisito, che acquisisce più informazioni possibili nel nostro mestiere. E questa è una ricchezza enorme, è anche culturale, perché lui probabilmente oggi come oggi in Italia i fabbri, i forgiatori come facciamo noi di tradizione, che facciamo non carpenteria, ma realizziamo cancelli particolari, opere insomma uniche. Se salta una generazione, poi abbiamo difficoltà a ritessere. Guarda, Alberto, su questo ci torniamo perché è una cosa molto interessante. Prima parlavi appunto della difficoltà di mantenere vivo una tradizione, di mantenere vivo un mestiere. Allora, a questo proposito, quello che hai detto mi permette di introdurre un ospite graditissima, che è la dottoressa Claudia Mori, che è la direttrice del Museo Magma, anzi, per dare a Cesare quel che è di Cesare, è la direttrice dei musei civici di Follonica, che comprendono anche il Museo Magma, che è il Museo delle Arti in Ghisa nella Maremma, che è un museo strepitoso, incredibilmente interessante. Che vorrei che appunto la dottoressa ci introducesse e ci parlasse di questo museo perché poi ci permette di portare avanti, secondo me, un ragionamento in parallelo tra quella che è la vostra attività e quella che era l'attività che si è svolta fino a un po' di tempo fa, che aveva sempre attinenza con la lavorazione del ferro a Follonica. Quindi chiedo alla dottoressa Mori se ci racconta un po' del suo bellissimo museo. Sì, grazie, buonasera a tutti. Sì, io il Museo Magma nasce, ve lo dico brevemente, tanto appunto per dare un'idea sommaria del museo e del perché è nato questo museo. Nasce nel 2013 e ha come finalità principale quella di raccontare la storia della lavorazione del ferro a Follonica. Lavorazione del ferro che è strettamente legata alla città di Follonica perché in questo caso la città è nata intorno alla fabbrica, cioè è nata dopo la fabbrica. La lavorazione del ferro in questo territorio era ovviamente molto antica, si parla di tempi dell'epoca etrusca, ma quello che mi interessa oggi, in questo momento, visto che si parla di un determinato aspetto della lavorazione del ferro, è il periodo dell'Ottocento. Il periodo dell'Ottocento è stato per Follonica un momento veramente importante perché la produzione di Follonica aveva raggiunto un primato a livello nazionale, a livello anche europeo, per cui la cosa interessante è che questo museo è nato con l'esigenza di preservare una memoria che altrimenti andrebbe davvero perduta, ma soprattutto focalizzandosi sulla fonderia artistica, perché all'interno della fabbrica di Follonica sorge nell'Ottocento una fonderia artistica, cioè che produceva dei getti in ghisa. Naturalmente, appunto, si parla di ferro, ma le metodologie di lavoro sono completamente diverse, perché qui si parla della ghisa fusa, quindi il procedimento è completamente diverso. I punti in comune sono comunque molti, perché si parla di ferro, si parla di oggettistica che è molto simile la tipologia degli oggetti creati con il ferro battuto e con quelli che sono stati creati dalla fonderia artistica anche a Follonica sono molto simili, balaustre, reggi mensole, cancelli, elementi di arredo quotidiano, di arredo urbano, ma anche di uso quotidiano, di uso domestico. E quindi appunto in questo momento a Follonica nasce un reparto di fonderia artistica dove, a cui si affianca addirittura una scuola di ornato e di disegno. Questo per dire che in questo momento vengono richieste delle professionalità importanti, delle professionalità specifiche, e quindi c'era una scuola che formava giovani
disegnatori, quindi progettisti, e giovani intagliatori, perché la fusione della Ghisa in tre parole naturalmente prevede che ci sia un modello, e il modello era il legno, il modello dell'oggetto che si deve riprodurre. Per cui in questo momento c'è anche un collegamento tra l'artigianato, perché comunque il disegnatore, l'intagliatore produceva un pezzo unico, per cui ci si ricollega all'artigianato, e nello stesso tempo però si parla di industria, perché poi il modello serviva per fare, per produrre i getti in ghisa, che potevano naturalmente essere molti, quanti ne volevamo, insomma, quanti ne volevano fondere. E allora il Magman narra proprio nel suo percorso la storia della comunità di Follonica, della nascita della città di Follonica, della lavorazione della ghisa fin dai tempi degli Etruschi, ma una sezione, un piano dei tre piani in cui è composto il museo è dedicato proprio all'arte, cioè a quegli oggetti che avevano una funzione estetica, una funzione decorativa, e quindi erano gli oggetti che dicevo prima, no? Oggetti di uso quotidiano, ma anche oggetti più grossi che hanno creato delle vere e proprie architetture. La chiesa di Follonica è una chiesa detta proprio del ferro, la chiesa della ghisa, perché ha il pronao completamente in ghisa, quindi anche elementi strutturali che sinceramente in Italia, ma specialmente nell'Italia centrale, non si trovano, no? Perché il ferro nelle architetture si trova nel nord d'Europa, ma in Toscana si predilige la pietra, il marmo, certamente non il ferro, per cui è un aspetto curioso di Follonica questo. E quindi ecco, si parla di artigianato, di saper fare, proprio anche dalle testimonianze scritte che si sono ritrovate nell'Ottocento. L'artefice di tutto questo è ovviamente Leopoldo II di Lorena, perché Leopoldo II di Lorena viene in questi luoghi completamente paludosi e decide di impiantare un'industria del ferro, naturalmente con grossa lungimiranza, non per una scommessa scellerata. Qui abbiamo davanti all'Elba, che ha ovviamente il materiale, le miniere di ferro, abbiamo boschi in quantità enorme, corsi d'acqua, e quindi l'acqua, il minerale il terzo elemento che mi manca, quindi e il legname per il carbone, erano ovviamente a portata di mano. Quindi carbone vegetale, parliamo quindi di carbone vegetale, quello cioè, fatto nelle carbonaie, cioè, che tipo, ormai è un mestiere, ecco, taglio mestiere del bosco di Cassola. Sì, quindi. Sì, certo, sì, perfetto, è proprio quello. Si doveva, ecco, c'era proprio una specializzazione nelle varie mansioni, anche nella produzione del carbone. I carbonai nella Maremma e anche in queste zone sono arrivati dagli Appennini, sono arrivati da luoghi più lontani, proprio perché il carbone veniva prodotto ovviamente in queste carbonaie, e c'era un'arte del fare, del produrre, del realizzare le carbonai. Adesso non c'è più, ci sono alcuni carbonai, ex carbonai, che ci possono raccontare. Il museo è basato molto sulle testimonianze degli ultimi lavoratori e degli ultimi operai della fabbrica, perché naturalmente ci hanno dato molto materiale per poter realizzare il museo. Ecco, io su questo poi tornerò da lei, così continuo anche la descrizione del museo. Mi viene in mente una considerazione. Allora, noi abbiamo Follonica, che è proprio il caso di una città che nasce e si sviluppa attorno a un'industria. Dall'altra parte noi abbiamo una città meravigliosa, Pienza, che di fatto nasce da un villaggio, poco più di un villaggio, nel 1458, grazie a Papa Pio II, che affida al Rossellino il compito di andare a edificare una città praticamente che snodo, che però fin dall'inizio ha visto, crescere una grande comunità, diciamo, di artigiani che lavoravano e operavano all'interno della città e che erano in grado di
mantenere negli anni, di fare la manutenzione di questa città, dei capolavori che no, di questa città. E credo che, come dire, la famiglia Biagiotti in qualche modo sia anche una rappresentazione di come nel tessuto, produttivo della città si sia mantenuto vivo una presenza, un tessuto produttivo di artigianato. Io ho conosciuto i Biagiotti personalmente in occasione di un evento che mi ha colpito molto e mi rimase impresso perché era un elemento che, come dire, aveva una serie di elementi positivi. E mi riferisco a un evento del 2011 che era Arte Fabbri La Pienza. Se vi ricordate, certo vi ricorderete, il 20 e il 21 maggio, voi realizzaste insieme a un gruppo di fabbri che venivano da tutta Italia un manufatto dal vivo, coinvolgendo tutta la cittadinanza, coinvolgendo i turisti, coinvolgendo come dire, le scolaresche, facendo vedere dal vivo il frutto di questa collaborazione di lavoro tra diversi artigiani del ferro battuto da tutta Italia. Alla fine, mi ricordo, realizzaste questo bellissimo contenitore per la spazzatura, che detto così è molto banale, ma in effetti era un oggetto bellissimo che andava nella direzione di andare a realizzare un arredo urbano che fosse da una parte innovativo, ma che dall'altra fosse un elemento di grande qualità. Ecco, io in questo evento ho notato e ho colto la vostra sensibilità di artigiani e di bottega nel mantenere vivo un rapporto, una collaborazione costante con altri artigiani in tutta Italia, come se, come dire, fosse, forte l'idea di creare, come dire, un costante confronto, con tutta una serie di altre realtà, non solo di Pienza, non solo della Toscana, ma anche di altre situazioni, proprio finalizzate a mantenere viva questa tradizione. Ecco, cosa mi dite di questa cosa? È giusto quello che dico? Cioè, cosa è rimasta di questa iniziativa che secondo me è stata un'iniziativa bellissima? Abbiamo perso i Biagiotti? Giovanni? Alberto? Abbiamo un Abbiamo problema perso, tecnico. vediamo se li recuperiamo. Giovanni Alberto, ci sentite? Giovanni? Allora. Buonasera a tutti, grazie ad Arte. Pronto? Non È il riusciamo. bello della diretta. Sì. Pronto. Facciamo sempre prove, ma ci sono poi sempre le dirette. Non riusciamo a sentirti. Nel frattempo, Sentite? Ci sentite? adesso sì, adesso sì. Sì. Provate magari a scollegare device per aumentare la banda. No, nel frattempo magari ritorno Pronto? dalla. Sì. Nel frattempo allora magari torno dalla dottoressa Mori. Senti, Se, mi se... sentite? Adesso vi sentiamo, sì. Pronto? No, forse stacchiamo. Un attimo. Guardiamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Nel frattempo, io se la dottoressa Claudia mi sente, allora io intanto vorrei dire questo, insomma, che aiutasse a capire una cosa che a me ha molto colpito. Allora, parliamo di una città che è nata attorno, diciamo, all'industria della ghisa.
che si è sviluppata con dei picchi di qualità altissimi anche per tutto l'Ottocento. Ok. E che poi. Grazie a Tex per questo evento, per questa opportunità. Vedete? Sì, non molto bene in verità, però. Non vale. Peccato. Nel frattempo allora provo a riconnettermi invece con la dottoressa Mori. Allora, a me mi ha colpito molto la vicenda di questa industria che è fiorente a Follonica per tutto l'Ottocento e che poi nel 1960, diciamo, la fabbrica chiude. E la domanda che mi faccio, dopodiché, che ne è stato di questa industria, che ne è stato di questo know-how, che ne è stato di questa esperienza della scuola, della fonderia artistica, della scuola di ornato, delle maestranze che sicuramente avevano acquisito delle competenze anche molto alte. Ecco, ci racconti un po', ci spieghi sì. Un po'. Dunque, c'è da dire che la fonderia artistica, la scuola di ornato erano nate e sono restate in funzione nell'Ottocento per alcuni decenni. Poi la fonderia di Follonica si è comunque serializzata, no? In qualche modo. E comunque la fonderia artistica ha la sua attività rinchiusa in pochi decenni che sono stati fondamentali perché veramente si è ottenuto degli oggetti di pregio rilevante, però effettivamente già alla fine dell'Ottocento questo tipo di produzione entra in crisi e diciamo che si cerca di combattere o comunque di fronteggiare la concorrenza con un catalogo dei getti che nel 1913 viene appunto realizzato dalla fabbrica, che era un vero e proprio catalogo dove c'erano tutti gli oggetti che venivano prodotti dalla fabbrica e che erano oggetti di artistici, decorativi, eccetera. E, dopodiché, in effetti, la fabbrica non riesce più a competere con l'industrializzazione crescente. Vicino, anche nei territori vicini, nascono dei poli industriali più avanzati e quindi a un certo punto arriva il 1960 quando deve completamente cessare la sua attività e la cessa completamente perché gli operai che erano là dentro e che lavoravano a Follonica vengono assorbiti dai nuovi poli industriali qui vicino a Piombino ad esempio, no? dove c'era un polo industriale consistente e qua il caso vuole, diciamo così, che comunque erano gli anni 60, quindi erano gli anni del boom economico, gli anni in cui si riscoprivano anche altri materiali, perché bisogna ricordare che dagli anni 50-60 nasceva la plastica che dà una bella botta alla produzione artigiana, no? La plastica economica, di lunga resistenza, di buona manutenzione, quindi diciamo che in qualche modo c'è stato un insieme di elementi, un insieme di situazioni che hanno fatto sì che appunto la fabbrica dovesse concludere la sua attività. E gli operai, come dicevo, sono stati assorbiti nelle industrie vicine e i giovani si sono rivolti alla parte turistica, perché Follonica è una città sul mare e in quel periodo era il periodo in cui davvero si poteva anche speculare, devo dire, sull'aspetto turistico balneare. Ed è per questo che anche alcune fonderie private, no, che erano nate poi nel giro di pochi anni purtroppo sono chiuse. Per cui l'importanza del museo, come dicevo prima, è davvero quello di aver recuperato dopo decenni di abbandono, perché poi dal 1960
per qualche decennio si è abbandonato completamente il discorso artigianato, si è abbandonato anche l'area fisicamente, l'area della fabbrica è stata un po' trascurata fino a che si è per fortuna e per volere sia delle amministrazioni sia dei cittadini che hanno cercato di recuperare il recuperabile, si è cercato di far rivivere, diciamo, questa epoca storica di Follonica attraverso il museo, ecco. Però effettivamente oggi l'economia di Follonica si basa sul turismo e anche se devo dire e con piacere sta nascendo davvero un'economia culturale molto forte che spero possa dare buoni frutti, perché l'area industriale si sta rigenerando in area culturale, per cui abbiamo non solo il Museo Magma, ma anche una bella biblioteca, abbiamo un bel teatro recuperato da una da un edificio che era la fonderia numero 2, e quindi insomma diciamo c'è una destinazione diversa. Siamo bene. Questo, poi io vedo che siete anche molto attenti per l'attività con i giovani, con i bambini, con i ragazzi, con le scuole, quindi magari ci ritorniamo. Allora vorrei invece ritornare dai nostri amici, da Alberto e Giovanni, che nonostante le tribolazioni dovute alla rete sono qui con noi e che hanno tante cose da dirci. Avete sentito quello che vi avevo detto prima che cadesse la linea? Nel frattempo, se per caso ci sentiste, mi chiedono una domanda. Io so rispondere, però potreste rispondere voi. Mi chiedono, ma i Biagiotti hanno mai esposto alla mostra dell'artigianato di Firenze? Allora, io, fatta questa domanda, vi chiedo anche, viceversa, di rispondere alla domanda, ma anche di spiegarvi come negli anni si è evoluto il vostro mercato, perché io so che voi avete lavorato non solo con turisti, ma lavorate anche con operatori americani, con operatori stranieri che vi hanno conosciuto negli anni e che vengono nella vostra bottega e che fanno ordini e che acquistano prodotti per il loro negozio. Ecco, se mi dite qualcosa su questo, penso che possa essere interessante. Ecco. Stiamo cercando di risolvere i problemi tecnici legati alla connessione. Proviamo. Immagino che rimarrà un sacco di curiosità nei chi ci ascolta sui segreti della bottega Biagiotti. Però detto questo, ci dispiace tantissimo. Ovviamente questi sono problemi tecnici che, come dire, che non sono legati alla nostra volontà. Allora, in attesa di, ritornando alla dottoressa Claudia, allora io ho fatto questa considerazione, con una battuta mi veniva da mutuare video killed the radio star, cioè il turismo in questo caso ha ucciso un aspetto fondamentale del tessuto produttivo dell'area, però ripeto, mi sembra che comunque questa del museo, il Museo Magma, svolga una funzione fondamentale proprio per l'attività che fate anche di documentazione nei confronti dei giovani. E peraltro io invito a tutti chi di mettere in ponte una visita presso il prossimo museo, perché io sono stato molto colpito, perché è un museo molto avanzato, con tutta una serie di soluzioni tecnologiche che fanno sì che la visita sia molto divertente, che possa dare anche, che si sviluppa su vari livelli anche di complessità a seconda se si è più o meno giovane. Ecco, questo mi sembra un'impressione che ho avuto di un museo molto molto ben strutturato e molto attento anche ai giovani e anche molto divertente, ecco, se conferma, sì, quello che sto dicendo. Esatto, sì, confermo. Io mi ero soffermata sul piano dell'arte prima, perché appunto parlavamo di artigianato. In realtà il museo è composto da 3 piani ed è un museo, sì, tecnologicamente avanzato, ci sono postazioni multimediali, è un percorso multimediale in qualche modo, e la cosa interessante è che appunto ci sono vari livelli di lettura.
nel senso che non è un museo che ha fondato, diciamo, il suo percorso sull'effetto scenografico della tecnologia. La tecnologia è alla base del percorso museale, ma con le postazioni multimediali, diciamo, le postazioni multimediali possono essere utilizzate a più livelli, per cui ci si può soffermare per avere contenuti più approfonditi, si può andare oltre e magari passare all'altra postazione o comunque all'altra cosa, all'altro luogo da vedere, l'altro locale da vedere. È un locale dove uno si sceglie la visita, e questo è interessante proprio perché le fasce di utenza sono le più variegate. È un museo adatto per i bambini, ma è adatto anche per gli studiosi di archeologia industriale, per dire, perché i contenuti scientifici sono molti, nonostante appunto ci sia questo sia ricercato questo impatto molto diretto, molto smart, no, diremmo. E poi sì, il discorso dei giovani è vero, nel senso che il museo fa molte attività di educazione molte attività didattiche, sia per le scuole che su prenotazione, facciamo incontri di approfondimento e cerchiamo di coinvolgere non solo la comunità di Follonica, ovviamente la comunità, ma è un museo che può davvero interessare più tipologie di persone, e per cui facciamo tanta attività didattica perché contiamo nella educazione, nella sensibilizzazione delle fasce giovanili, bene, dei bambini ma anche degli adulti. Allora, ho l'impressione che nel frattempo si sia, come dire, ristabilita la connessione con i mitici Biagiotti. Ormai diventate mitici perché siete veramente imprendibili, quindi ne approfittiamo. Vi lascio subito quello che volete, per carità, perché insomma, forza. Magari se non so se avete delle cuffie o altro, vediamo, perché si sente un po' di eco, però il video è risolto per il momento. Proviamo, vediamo se si riesce. Se prima della fine riusciamo a, come dire, a darvi la giusta parola e la giusta voce. Penso che la mia connessione del cellulare non lo so. Adesso vi sentiamo. No. Provate pure a girare il telefono, comunque adesso vi sentiamo senza eco. Proviamo? Allora, abbiamo scoperto che Pienza è una città meravigliosa, ma che ha problemi di connessione. Di connessione, sì. Quindi, ma il bello è che, come avevo già detto appunto... Questo è il bello della diretta, ora abbiamo fatto delle prove precedentemente, sì. E, comunque, se appunto posso unirmi a questo dialogo con la dottoressa Mori e con te, Sauro, ecco, cercherei di far passare... il messaggio anche per quanto ci hanno detto nelle chiacchierate precedenti che abbiamo avuto con Biagiotti, con Giovanni, con Alberto e da quello che abbiamo potuto sentire anche da loro. Il fatto proprio che il mestiere di maestro artigiano non è qualcosa che si improvvisa. Ci sentite? Sì, perfettamente. Oh, adesso, perfettamente. Sì. Prego, vai avanti. Vi lascio la parola. Scusate. Nessun problema. No, finalmente. Allora, buonasera a tutti e grazie ad Artex per questo bel evento. Scusate i disguidi tecnici. Allora, mi riallaccio un po' all'ultima domanda del signor Servadei. Il discorso lì della...
della manifestazione Fabri La Pienza. È stato sicuramente un bellissimo evento perché abbiamo potuto mostrare a Pienza e ai vari turisti cosa vuol dire lavorare il ferro battuto. Io lavoro, ho 37 anni, lavoro nell'azienda in modo definitivo, diciamo, da circa 13 anni, però sono sempre cresciuto nella bottega, in quanto fin da piccolo andavo con mio nonno e mia zia a bottega e d'estate e facevo diciamo, ragazzo di bottega, spazzavo, pulivo i ferri e iniziavo anche a fare piccoli oggetti, quindi ricciolini, piccole portachiavi, cose che da bambini, insomma. Sono sempre cresciuto con questo fascino e con questa ispirazione che mi davano i miei zii e mio nonno. E vedevo loro che lavoravano e creavano oggetti bellissimi, quindi nel corso degli anni diciamo la passione c'è sempre stata, la voglia di andare a creare. Ho fatto un percorso di studi non prettamente artistico, come invece ha fatto Alberto, che è maestro d'arte, e dopo aver fatto gli studi di ragioniere, ho fatto 3 anni, mi sono laureato in scienze politiche e mi sono poi inserito pian piano nell'azienda. Cosa posso dire della mia esperienza? Che di sicuro l'aver studiato mi ha permesso di avere anche un'altra formazione, non solo una formazione pratica ma anche teorica, che con il passare degli anni mi aiuta nel lavoro. Per esempio, essere stato all'estero un anno, aver fatto un progetto Erasmus che mi ha permesso di conoscere la lingua inglese, mi sta aiutando tantissimo nella lavorazione e nel rapporto con i clienti. Essendo Pienza un paese turistico con tantissimi americani che visitano la nostra città, abbiamo, come diceva il signor Servadei, molti clienti americani e questo, parlare la lingua inglese mi aiuta moltissimo. La mia esperienza da artigiano è un'esperienza che è molto bella, all'inizio molto faticosa, come diceva Alberto, perché uno deve entrare nei ritmi del lavoro, della bottega, deve imparare le tecniche. Ci sono stati molti momenti di, diciamo, anche di frustrazione, quando non riusciva il lavoro. Però, diciamo, ho la fortuna di essermi inserito in realtà molto già avviata, con i miei zii che hanno sempre lavorato a altissimi livelli, e veder loro, le loro capacità creative, le loro abilità, la loro tenacia, anche il loro orgoglio nel portare avanti un'attività di famiglia che è iniziata da zero e l'hanno portata a un livello, diciamo, internazionale, questa cosa mi sono sempre sentito quasi in debito nei loro confronti, diciamo, mi sono sempre sentito quasi mai adeguato al loro livello, e quindi questa cosa mi ha permesso e mi permette ancora di migliorarmi, di alzare sempre, diciamo, l'asticella. Poi, grazie sempre ai miei zii che mi hanno introdotto in ambienti, e sto parlando in questo caso della Biennale d'Arte Fabbrile, in cui ho potuto conoscere altri fabbri di tutto il mondo, fabbri che in realtà sono artisti del ferro, questa cosa mi ha affascinato, mi ha stimolato tantissimo, perché ho potuto vedere, oltre all'applicazione del ferro uno stile classico, tipo che può essere dal Rinascimento o 800, mi ha fatto vedere anche che il ferro, la forgiatura, può essere applicata anche a stili contemporanei. E qui sto parlando soprattutto di scuole, per esempio in Repubblica Ceca, dove
loro sono bravissimi tecnicamente, perché hanno ancora le scuole di forgiatura, bravissimi tecnicamente, però hanno uno stile molto più pesante rispetto al nostro. Quindi, dopo essere entrato in azienda, ho frequentato un corso di fabbricazione degli attrezzi in Repubblica Ceca, dove nel 2008 c'era una scuola molto importante di ferro battuto. Lì è stato un altro momento formativo che mi ha permesso di imparare le tecniche base della lavorazione e della fabbricazione degli attrezzi, quindi martelli, scalpelli, tenaglie. E poi nel 2011 ho fatto un corso di disegno alla Biennale d'arte, alla Scuola d'arte fabbrile di Stia. E da lì poi, giorno dopo giorno, uno cerca di sperimentare nuove tecniche, di partire sempre con la voglia di imparare sempre qualcosa. E poi, alla base di tutto, come diceva Alberto, ci deve essere tanta passione e sempre la voglia di migliorarsi, diciamo. Senti, Giovanni, io se mi permetto, allora, c'è questa cosa che mi colpisce in quello che hai detto, cioè secondo me hai fatto una sintesi perfetta, perché hai fatto capire anche ai giovani cosa oggi significhi essere artigiano. Allora, intanto hai parlato comunque di una formazione importante che hai fatto in bottega. Ci hai parlato di una formazione scolastica tua che hai acquisito nel corso degli anni e che non è mai entrata in contraddizione con la formazione che avevi fatto in bottega. Ci hai raccontato anche dell'importanza di essere connessi, diciamo, con il mondo esterno, con altre realtà produttive, non solo in Italia, ma a livello internazionale. E alla fine, come dire, hai detto una cosa che io trovo come denominatore comune in tanti artigiani, cioè il fatto che poi quello dell'artigiano è un lavoro che come dire, può dare una qualità della vita, nonostante le difficoltà, diciamo, molto alte, che possa rappresentare quindi anche per i giovani un momento importante di affermazione personale. Allora, io voglio proprio chiederti in questo momento, come tu sei il giovane diciamo della bottega, sei il giovane, il più giovane in termini di generazione, come interpreti, come ti senti tu di interpretare oggi il tuo ruolo di artigiano che porta avanti un lavoro come quello del ferro battuto, che per certi versi può essere considerata un'attività, come dire, non certo residuale, ma che comunque può essere considerata un'attività che, come dire, quali sviluppi potrà avere. Ecco, come ti senti tu come giovane nel portare avanti queste cose? Come ti muovi nel contesto della bottega? Io sono sempre stato molto colpito da come voi vi muovevate anche con l'utilizzo non solo di internet, dei social, ma avete sempre fatto dei video bellissimi in italiano e in inglese. Ecco, mi avete molto colpito da questo punto di vista. Ecco, dimmi un po' tu come interpreti oggi il tuo ruolo di artigiano nel 2021 nel contesto della tua bottega storica. Allora, come punto centrale metto sempre il lavoro in bottega manuale, quindi alla forgia, quindi l'aspetto centrale come obiettivo c'ho sempre quello, quindi il lavoro manuale. Poi dietro al lavoro manuale c'è tutta il lavoro di rapporto col cliente, quindi io di solito la mattina arrivo in bottega, apro il computer e incomincio a rispondere alle email, quindi cerco di tenere i rapporti con le varie richieste che arrivano dal mercato. Un'altra cosa che ho visto che era un po' carente in azienda era il fatto della fotografia. Cioè, ora molto il cliente vuole vedere, sono molte le richieste di foto, vuole vedere il prodotto. Quindi ho cominciato a fare le foto
quasi tutto, anche dal piccolo gancio alla scultura al cancello, e ho iniziato a raccoglierle in degli album online che poi mando tramite link ai vari clienti interessati, non solo per il cliente ma anche per un discorso di memoria storica, diciamo, per far sì che tutto il lavoro che hanno fatto i miei zii e mio nonno non vada disperso negli anni e che sia di testimonianza anche alle generazioni future, ai nipoti, ai figli. E come mi muovo in azienda? Io, l'ho detto, cerco, ho sempre forte la passione della lavorazione, quindi ho sempre voglia di fare nuove cose, nuove idee, di soddisfare il meglio possibile il cliente, che sia sempre soddisfatto nei limiti delle forze, del tempo, diciamo. E poi moniti, suggerimenti per le nuove future generazioni della serie, cercare di imparare il più possibile, come diceva mio nonno, con gli occhi, ecco, senza tanti discorsi. Sì, uno le può fare, però devi star lì e guardare, cercare di rubare le tecniche di lavorazione da ognuno, che ha ognuno le sue caratteristiche, le sue abilità, uno diciamo è più portato a un determinato settore, uno in un altro, e quindi cercare di far tesoro dei vari consigli e delle varie tecniche di lavorazione. Una domanda veloce, potrà sembrare banale, ma quanto influisce sui vostri prodotti, nei prodotti che fate, il fatto di vivere in un posto meraviglioso come Pienza, quella campagna, quei dintorni così belli? Io ad esempio ho visto una cosa che fate voi che mi è piaciuta sempre tantissimo, che sono i cipressi stilizzati che fate. Ecco, dall'altro ho visto avete una produzione di prodotti, enorme. Ecco, dove prendete ispirazione per le vostre creazioni, i vostri stili, come vi evolvete, come sfruttate anche gli stimoli che vi vengono dal mercato per la realizzazione dei vostri prodotti? Raccontateci un po' di questo, del vostro processi produttivi e creativi. Sì, magari anche appunto se ci dice qualcosa anche Alberto, insomma, che È fondamentale l'influenza che ha del territorio, che ha nella nostra lavorazione. Ne fa testimone questi cipressi, che è un articolo che facciamo da 20 anni. Ora probabilmente ora è un po' inflazionato perché tutti hanno visto, ma noi i cipressi è circa 20 anni che li facciamo, e questo è un esempio di come la nostra Val d'Orcia influisce nelle emozioni, nel nostro modo di lavorare, ma influisce anche, diciamo, che ne so, tutte le volte che passi per il corso Rossellino, di vedere anche le teste scolpite rinascimentali, gli anelli dove venivano legati i cavalli, anche quello ci influenza, si rimane, diciamo, abbagliati dal tipo di lavorazione. Ecco, è un insieme di cose, è un insieme di emozioni che raggruppate ti aiutano. Indubbiamente ci aiuta anche, come ha parlato prima lei, quella manifestazione che abbiamo fatto, la conoscenza di altre realtà fabbrili. E sicché, essendo a contatto, vediamo le loro opere, le confrontiamo, capiamo, e perciò è una crescita. Sinceramente è un aspetto molto bello del nostro lavoro, dove non sei chiuso nella tua mura di bottega, ma riesci a collegare con altre realtà, e perciò nei momenti di scoraggiamento hai sempre degli stimoli che ti aiutano a fare così. Allora, guarda,
La nostra sfida più che altro è tutti i giorni fare un oggetto nuovo, perché non è... Allora, su questo, visto che ormai il tempo è tiranno, però io vorrei che tu, un appello, tu sei maestro artigiano, come maestro artigiano, quindi puoi anche fare bottega a scuola. Allora, io vorrei che tu, in diretta, così, come ti viene, tu facessi un appello, no? Un maestro artigiano che lavora da una vita al ferro battuto, cioè che messaggio dà ai giovani rispetto al lavoro dell'artigianato e non necessariamente al lavoro del ferro battuto del tuo, ma al lavoro dell'artigianato, l'importanza dell'artigianato, un messaggio, diamo ai giovani dei segnali positivi. Ecco, che messaggio ti senti di dare? Tu che, come dire, hai accompagnato Giovanni ad essere poi bravissimo artigiano, perché ora fa il modesto giovane, ma Giovanni è bravissimo, è uno che, come dire, l'ho visto lavorare, so come lavora, ha raggiunto un livello altissimo. Ecco, dici le tue considerazioni su questo, sui giovani, un messaggio da dare forte ai giovani. Allora, ai giovani dico di non essere distratti, perché ancora ci sono delle realtà artigiane di persone che creano degli oggetti. Oggi purtroppo il giovane è confuso dalle tante cose che girano nel mercato, però capì quali sono le cose fatte a mano, che hanno una sua anima. La scoperta degli artigiani, scoprire l'artigiano che lavora, che progetta e realizza. Penso in pochi giovani, ma anche in molti, non sanno più, hanno perso, diciamo, questa considerazione che esiste delle persone che realizzano magari delle idee, anche, concretamente delle idee, di riscoprire, e in questo modo si scopre la bellezza delle cose. Di scoprire la bellezza di ogni oggetto, ecco, magari state attenti quando prendete un oggetto di vedere la bellezza, perché dietro ogni oggetto c'è, che fa un artigiano, c'è una bellezza, c'è, come educare, diciamo, le persone alle cose belle, e questo è fondamentale. Un giovane deve imparare a riconoscere le cose belle, e questo deve conoscere gli artigiani che lavorano e capire che dietro ogni oggetto c'è tanta passione, tanto lavoro. Ecco, su questo allora io passo la palla per 60 secondi alla dottoressa Mori. Allora, che ruolo può avere un istituto formativo o un museo, appunto, nell'aiutare i giovani a fare scoprire queste realtà, cioè l'importanza del lavoro artigiano, l'importanza dell'artigianato. Ecco, quanto può essere importante un'istituzione come la sua? 30 secondi, ma è fondamentale, tant'è che l'artigianato, per esempio, è entrato in crisi proprio dal momento in cui la scuola si è separata, no, nei due filoni, il sapere umanistico e il sapere scientifico-tecnologico, questo per dirla in breve, nel senso che secondo me l'unica via, forse lo dico da profana ovviamente, però è veramente quella di unire l'artigianato alle nuove tecnologie, nel senso che appunto, come ci stava raccontando Biagiotti prima, in realtà l'istruzione, il sapere tecnico è un valore aggiunto, ma l'uno senza l'altro ovviamente non può dare il massimo nella produzione, nel prodotto che si viene a creare. Quindi è fondamentale fare, attraverso attività, i musei e le scuole, far conoscere le botteghe artigiane, che purtroppo stanno scomparendo dovunque e ci lasciano città che sono tutte uguali. Questa è l'ultima è vero, questo sono molto d'accordo. E peraltro credo che, insomma, quello che ci avete detto ci aiuta, poi fatemi sapere cosa ne pensate Alberto e Giovanni. Cioè, il tema fondamentale è quello che nell'artigianato artistico, nelle punte di eccellenza come la vostra, noi mettiamo insieme
diciamo, la qualità che viene dalla capacità di lavorare bene, di fare una cosa fatta bene, dalla capacità di mettere insieme il saper fare con la conoscenza tecnica. Ecco, insomma, come dire, voi vivete a Pienza. Ecco, secondo me Pienza è una città che è così proprio perché ha avuto comunque negli anni un tessuto artigianale di qualità che, come dire, ha mantenuto viva in questa città il sapore del bello. Cioè, venire a Pienza, dove peraltro ci sono tanti oggetti che voi avete restaurato e fatto in ferro battuto, è toccare con mano come l'artigianato è un elemento fondamentale della qualità della vita, della qualità delle città e di un tessuto economico-sociale. Cosa ne pensate di questa mia considerazione? Faccio... Ma sono d'accordo. Il problema, cioè, mi collego alla mia esperienza personale. Cioè, io mi sento un privilegiato perché sono inserito nella realtà avviata. Il problema è che un giovane adesso è difficile iniziare un'azienda artigianale da zero. Cioè, per esempio, nei vari meeting di Fabri ho conosciuto giovani che hanno frequentato la scuola che purtroppo non riescono a fare impresa per motivi soprattutto di costi, di il capannone, di tassazione alta, che da anni che se ne parla, però sono sempre gli stessi discorsi, diciamo. Quindi purtroppo l'artigiano deve, nella realtà di oggi, non è semplice, non è per niente semplice, deve trovare un ambiente come il nostro, per esempio, dove è ancora ricercato, dove è frequentato da persone in cui si ricerca la bellezza, la cultura. Quindi noi siamo molto avvantaggiati nel vendere i nostri prodotti, perché chi viene a Pienza si porta via, diciamo, oltre a un pezzo artigianale, anche un pezzo della Toscana e della bellezza della cittadina. Però dai, vedo che dopo il Covid ho notato che c'è stata anche, penso, una riscoperta dell'artigianato, una consapevolezza nelle giovani generazioni di capire cosa c'è dietro a un pezzo fatto a mano. E questo mi ha colpito in maniera positiva. Dopo il periodo buio del lockdown, in cui tutti eravamo un po' demoralizzati, ho visto che anche i giovani italiani stanno riscoprendo un po' l'artigianato. Non so se è una mia impressione o rispecchia la verità, però sono stato... Allora... modo positivo, non lo so. Io credo che sia di più di un'impressione la tua, anzi, a questo proposito io ti chiedo questo, perché l'abbiamo accennato nel nostro dialogo, ma voglio emerga chiaramente. Allora, un giovane che è stato colpito dalle tue parole, che vorreste provare a avvicinarsi a questo mestiere, ma c'è, voglio dire, una rete, una comunità di fabbri attorno a una scuola, attorno a una mostra, attorno a una, sì, cosa che potrebbe, cioè che dove ci si possa rivolgere per avere informazioni, per essere in qualche modo stimolati. Ecco, come dire, state facendo rete in questo momento tra di voi per mantenere viva la, sì, vostra assolutamente, tradizione, la vostra, sì, realtà? Sì, sì, sì. Ah, il punto di riferimento in Italia è Stia, nel Casentino, provincia di Arezzo, dove c'è la Biennale d'Arte Fabbrile, e dove è nata una scuola di alto livello di forgiatura che si sviluppa in vari moduli, dal disegno fino a vari moduli dalla fabbricazione di attrezzi, tecniche di forgiatura e poi vari modi, insomma, sempre più professionalizzanti. Quindi Stia è il punto di riferimento dei fabbri. Poi da lì si apre un mondo, perché uno conosce fabbri di tutto il mondo, dagli Stati Uniti a Israele a Germania, e da lì, grazie anche ai social network,
uno può rimanere in contatto con le varie associazioni che ci sono. Per esempio in Inghilterra o in Irlanda, negli Stati Uniti ci sono proprio associazioni di fabbri, proprio che io avevo conosciuto prima che ci fosse Facebook, quindi ci sentivamo con le email, ma grazie a Facebook, quindi lì si apre un mondo. Perché... Quindi dovessimo noi ricevere delle richieste, vi possiamo girare, insomma, per poter dare un po' di info su questo. Sì, sì, sì. Ah, bene. Senta, invece, dottoressa Claudia, allora, una domanda banalissima. Allora, per venire a visitare il vostro museo, cioè il museo è sempre aperto? Sì, il museo è aperto 6 giorni a settimana, dal martedì alla domenica, poi in realtà su prenotazione noi apriamo sempre, insomma, quindi il museo è sempre aperto, gli orari ora d'inverno è aperto il pomeriggio, e appunto ripeto, dal martedì alla domenica ci trovate. In ogni caso, tramite mail o per telefono potete prenotare anche al di fuori dell'orario di apertura ordinario, diciamo. D'estate a orari diversi, però durante l'anno diciamo che è sempre aperto. Bene, questa no, era per insomma, anche perché per incentivare, perché ripeto, vale veramente la pena una visita al museo, perché è veramente interessante, non solo per la ricostruzione, ma per la documentazione e anche per il modo in cui è realizzato, per le varie... Complimenti, veramente complimenti alla cosa. Allora, io abbiamo in effetti sforato rispetto all'ora canonica, abbiamo sforato di 6 minuti, però insomma, devo dire, per quanto mi riguarda, credo il gioco ne valesse la candela, anche perché abbiamo aperto tanto tempo, un po' di tempo per problemi ovviamente di rete. Allora, io ringrazio moltissimo Alberto e Giovanni, e ringrazio moltissimo la dottoressa Claudia per questo dialogo. Spero che, come dire, una volta di più siamo riusciti a dare un messaggio positivo nei confronti dell'importanza e della valenza dell'artigianato artistico nel nostro paese, nella nostra regione, nelle nostre città, di quanto possa rappresentare effettivamente per i giovani un fattore determinante. È stata un'ultima puntata, diciamo, del 2021, un po' tribolata, ma vi lasciamo come dicendo che sicuramente faremo altri dialoghi che promuoveremo nel 2022, e che daremo appunto voce ad altri rappresentanti della nostra bellissima realtà e ad altri rappresentanti delle istituzioni, dei musei, del mondo della cultura, come nel caso del Museo Magma. Allora, io sono convinto che nei prossimi anni io non sarò più a fare questo lavoro, ma probabilmente ci saranno giovani che riusciranno a intervistare l'ottava, la nona, la decima generazione della famiglia Biagiotti del ferro battuto, perché mi sembrate diretti molto bene, e questo è un grande augurio che vi faccio. Nel frattempo, l'invito a tutti di andare a vedere il Museo Magma, nella speranza, chissà dottoressa, che possa rinascere nel territorio qualcosa che ci faccia recuperare questa grande e bellissima realtà di questa tradizione che era la lavorazione artistica, diciamo, della Ghisa. Ringrazio tutti chi ci ha ascoltato, tutti quelli che ci hanno ascoltato, ringrazio la nostra mitica Costanza che ci assiste sempre in maniera meravigliosa. Un saluto a tutti e speriamo di rivederci presto, come si dice. Stay tuned, come si dice in queste frangenti. Grazie. E ci vediamo l'anno prossimo con un'altra edizione dei Dialoghi sull'Artigianato. Grazie di nuovo. Grazie. Arrivederci a tutti.